Allora, con Ciccio Guglielmi, coach della B2 della BCC NEP Castellana Grotte, un inizio difficile e lo si sapeva, reso ancora più complicato da qualche problemino fisico. Come stanno le cose? La prima domanda che ti faccio. Beh, sicuramente pensavo molto meglio, insomma, in questo inizio. Avevamo comunque fatto la squadra, come tutti sanno, in fretta e furia, diciamo così, comunque avendo trovato dei giocatori abbastanza esperti per la categoria. Purtroppo ci è capitata questa tegola dell'infortunio di Bosco che, insomma, avendo comunque giocatori giovani, sarebbe stato comunque l'uomo che avrebbe un po' fatto la differenza per noi, nel senso che con la sua esperienza, la sua... il suo fisico, il suo apporto sarebbe stato sicuramente più determinante per gli equilibri della squadra. Adesso dobbiamo fare di necessità virtù, comunque stiamo schierando una squadra molto giovane, quindi stiamo cercando di fare il massimo, stiamo comunque lavorando, i ragazzi sono splendidi perché comunque si stanno mettendo a disposizione in maniera totale. È chiaro che dobbiamo iniziare un po' a muovere la classifica, cercheremo già, noi partita dopo partita è decisiva ormai, vista la nostra posizione di classifica, quindi non stiamo tanto a guardarla, però chiaramente dobbiamo, il nostro obiettivo è quello di crescere settimana dopo settimana, quindi cercheremo di onorare al meglio ogni fine settimana, ogni partita che ci... che andremo a giocare, la onoreremo al meglio. Chiaro, sono in costante contatto con Bruno De Mori, che chiaramente sta, anche lui sta facendo il massimo per cercare di completare questo roster di quest'anno. Purtroppo per ora non abbiamo notizie, però io comunque sono ottimista, so che alla fine i risultati arriveranno, sia dal punto di vista del mercato sia da un punto di vista strettamente agonistico, quindi. Sabato torna un derby, il derby pugliese per eccellenza, torna Castellana Grotte contro Gioia del Colle, che ti dà comunque tanti ricordi, sicuramente, che stuzzica, come dire, la fantasia di tanti tifosi. Naturalmente la BCC NEP arriva in condizioni non ottimali, ma che partita sarà? Vabbè, sicuramente io mi aspetto una battaglia, perché comunque Gioia è reduce da una sconfitta interna contro l'Aversa, che comunque è la prima della classe, quindi sta dimostrando di avere giocatori di categoria superiore. E sicuramente loro vorranno rifarsi del passo falso della scorsa settimana. Noi chiaramente, come dicevo prima, il nostro obiettivo è quello di crescere settimana dopo settimana, cercheremo di contrastare questa loro voglia di risultato, cercando di, visto che giochiamo in casa, insomma, almeno sfruttare l'elemento casalingo. Gioia del Colle che poi ha dei castellanesi in rosa. Eh sì, tra l'altro, un derby nel derby, quindi più di così cercheremo di fargli lo sgambetto per quello che saranno le nostre possibilità, insomma.